Buongiorno a tutti, oggi Luke da psicologo, pedagogista televisivo, a parte gli scherzi, ogni tanto guardo nell'armadio, no? Capiterà anche a voi in questi giorni di guardare le librerie, nelle librerie, negli armadi, negli angoli di casa dove da un po' di tempo non ci si buttava occhio e ho trovato questo maglioncino caldo, prima che arrivi il sole, perché poi, come dire, in questa mia stanza di ritiro c'è l'ombra al mattino, una bella luce, ma c'è l'ombra. Volevo ricordare una cosa tecnica, poi parliamo del personaggio, dell'ospite di oggi. La cosa tecnica è che queste dirette Instagram, connessione permettendo, e comunque anche se la connessione se ne va, di solito passiamo a 4G, in qualche modo facciamo, la portiamo a casa, sono poi postate sul mio canale YouTube. Siccome siete in tanti, grazie a seguirci. C'è anche un lavoro di post-produzione, non sono ovviamente né un videomaker né un esperto di video, però così come sono normalmente li prendo e li metto poi sul mio canale YouTube. L'ospite di oggi è l'amico Raffaele Cutillo, ci siamo visti poche volte, però ogni volta che ci siamo visti mi ha lasciato qualcosa. Lui, oltre ad essere un bravissimo architetto, adesso racconteremo che cosa fa, lo racconterà lui. Scrive davvero molto bene, se avete occasione di vedere i suoi post su Facebook o comunque sui social network, devo dire che non c'è mai una parola lasciata al caso, e quindi questa capacità e volontà di scrittura, che fa parte di molta cultura dell'architettura contemporanea e non solo, è molto apprezzata in questo tempo dove a volte dico il tecnicismo e a volte la fretta corrono via senza dare l'opportunità poi di scrivere bene. Diciamo così, allora, tanti articoli su riviste, ha partecipato a più biennali di architettura, esponendo ovviamente. Nel 2007, forse sentendo che sarebbe arrivata la crisi del 2008, è andato anche in Cina, Officina Cutillo Architetti in Italia, in Cina invece è partner dal 2011 di una società che ha sede a Hong Kong. Allora, io ho già visto Raffaele tra di voi, e vediamo se riesco a recuperarlo, così almeno lo portiamo subito. Eccolo qui, vediamo se quest'oggi l'operazione è meno solito. Secondo me sì, dovrebbe arrivare. Non vorrei che il tuo auricolare abbassasse poi il mio audio. Chiedo solo ai nostri amici se l'audio è buono, l'audio di entrambi. Si sente bene? Tu mi senti bene? Ok. Perché di solito l'audio dell'intervistato esclude un po' l'audio dell'intervistatore, ma se ci danno un ok andiamo avanti così. Sì, penso che si senta. Possiamo andare. Prego, accomodati. Grazie. Dove siamo innanzitutto? Prego. Siamo a Caserta, a casa, un caffè intanto? Vabbè, ti preparo un caffè? Se una pala di zucchero, come dicono a Roma. Ah. Senti, ma visto che oggi è una bella giornata, ti porto un po' fuori, va? Alza un po', Raffaele, se riesci, il telefono, sennò inquadri troppo terra. Ecco, fantastico. Ah, ecco, qui sì. Faccio una passeggiata fuori, vai. Sì, faccio un po' giardino, così siamo un po' all'aria aperta. Che ne pensi? Mi sembra una cosa ottimale. Penso che posso dire che il marzo pazzerello non c'è più da tempo. Oddio, anche se questa follia resta. Questa follia resta, io sono nato a marzo, figurati, quindi resto folle. Sei dei pesci? Sono pesci, sì. Pesci però ascendente, mi dicono Ariete. Ariete, come mi dovevi chiedere un po' in giro. Giovanni, figlio Giovanni. Che bello. Senti. Ma potevi noi siamo una porta di calcio però lì, no? Infatti. Questo un tempo era uno spazio dilatato per i miei figli, ormai sono tutti fuori. E quindi siamo solo io e mia moglie. Qui c'era anche un bel cane qualche tempo fa che è mancato, è ormai uno spazio, come dire, quasi desertico per certi aspetti. Siamo alle spalle di più perché eri troppo affezionato, non ne infatti vabbè, c'è un affetto profondissimo. Lo so. Siamo dietro San Leucio, non si vede bene quello di fronte lì è il Monte San Leucio, appena sotto c'è la bella città di Collecini, no? L'autopista settecentesco all'Iva di Vanvitelli. Siamo appena Bassa ridosso. Passa Maneria San Leucio, quando scrivevo per le riviste dei tessuti. Esattamente. Vabbè, ma qua siamo pieni, qua sono
nonostante la crisi del settore, ancora alcune eccellenze che lavorano ad L'indotto della altissimo profitto. Reggia, no? Immagino la Reggia. Sì, la Reggia, beh, che è la nostra ossessione, la grande madre, come dicono tutti. Senti, allora. Ecco Ogni tanto gira anche verso di te la telecamera così ti vediamo, se vuoi, qui. se vuoi. Sì, Ecco. eccomi qua. No, dicevo Anche che se sono sai. ancora lavori e ragioni molto, è sempre stata una Sì, passione al di là di una donna. assolutamente. Ma io penso che sia indispensabile fare questo processo di espressione multipla, no? Oltre che l'architettura, è una sorta di forza interiore che devi pur sempre estrinsecare. La scrittura è una di quelle, insieme al Senti, la disegno, scrittura è ovviamente. fatta anche di termini nuovi, di neologismi, no? Come si dice. Quindi in questi giorni sicuramente al di là dei nomi delle piattaforme così pittoresche che andiamo a utilizzare per lavorare da remoto, Sì. quali parole chiave possono venirti in mente? Così ti do il tempo di compiere il tragitto verso il caffè. Guardami. No, in tutta questa storia mi ricordi questa cosa che stiamo facendo, questa bella esperienza in questi ultimi giorni con Mosè Ricci, che sta strutturando una sorta di Atlante sulla dimensione mediterranea, molto interessante. Anche lui ha chiesto quattro parole chiave per discutere un po' di questo tema molto interessante. Nel mio caso io ho scelto la dimensione multietnica, che è una cosa che mi affascina moltissimo, questa sorta di commistione, di intrecci, contaminazione di spazi, di idee, di Vai a vedere la dimensioni. casa se vuoi intanto, scusa se ti Ah, interrompo, se sì. vuoi girare la telecamera intanto che parli, vai pure molto lentamente che Faccio del mio giardino, ma vedi. scusa, ti ho interrotto, la Sì, la multietnicità, dimensione dove multietnica mi sembra una cosa molto interessante e che è poi l'aspetto pregnante di questi giorni, di questi tempi, che è l'intreccio, ma anche poi interessante proprio in questo momento dove il virus ha reso tutto democratico, orizzontale, siamo tutti uguali, no? Siamo come il tutti, wifi, come il wifi. come dice anche il bravo Papa, siamo tutti sulla stessa barca ed è vero che è così. Siamo davvero. Allora, questa dimensione multietnica mi sembra la risposta più adeguata alla scrittura, all'architettura, al modo di essere. Questo è un sentimento forte che deve prenderci un po' tutti. Ah, ti faccio una bella Senti, io cosa, ho guarda. Dopo accennato prima, magari ecco, fermati un attimo in un ti angolo. spiego questa cosa, è molto, molto interessante. Dimmi, dimmi. No, prima ti ho introdotto sul discorso della Cina. Io ti seguivo anche non vedendoci spesso nei tuoi viaggi, Sì, no? Nelle tue postate su sì. Facebook. Ci puoi dare qualche notizia di là, visto che siamo in tema, insomma? Guarda, io sento spessissimo amici che stanno in giro, soprattutto Pechino e lo Shandong, che è la regione che attualmente frequento più spesso, e si stanno riprendendo alla grande, sicuramente sì, stanno facendo un'esperienza molto forte sul piano proprio del recupero dell'identità cinese. Io credo che loro, dopo questa batosta, torneranno alla grande, molto più di quanto ne possiamo immaginare. Ecco, senti, Sicuramente questo è sì. un tema, tra l'altro, molto progettuale, no? Siete stati richiesti Sì. di muovere. Fermati un attimo a un tavolo, Raffaele, così. Fermati Sì, un ecco. attimo a un tavolo con una vista che preferisci, insomma. Dicevo, è un Sì, tema con la allora. progettualità della ripartenza che investe anche gli architetti, non solo, no? Quindi, su Certo. cosa stai ragionando, su cosa state ragionando come studio, a livello proprio di quello che Guarda, succederà nell'immediato? sicuramente è un argomento che stiamo discutendo anche con molti colleghi. L'argomento madre è la casa, sicuramente la casa. Stavamo pensando proprio con alcuni amici carissimi in questi giorni di riprendere anche questa dimensione storica del dopoguerra, dove c'è un'analogia anche dal punto di vista virale, no? Nel senso lato tra Che opera è quella che l'esperienza. stai inquadrando? Che Ah, opera è? questo è Bruno Donzelli, che è un carissimo amico pittore qui di Caserta, e questo è un suo omaggio a Sironi. Si nota, no? Sì. Cioè, lui è uno che fa una sorta di lavoro Ricordava un politico. po' Tadini come segno. Sì, anche. No, ma intanto ti dico questa questione della. Riprendo però, per parte di questa cosa, è molto interessante. Questo è un ricordo a cui tengo moltissimo, di un'esperienza fatta nel 1980 ad aprile,
dove casualmente ho partecipato ad una festa organizzata da Lucio Amedeo in onore di Andy Warhol e Joseph Beuys. E in quell'occasione loro, C'è cioè, in questa qualcosa che festa. gracchia, scusami, forse è l'auricolare. Vuoi provare a staccarlo? Prova un po', scusami, perché Quindi è stava meglio. gracchiando. E poi chiedono di continuare il discorso della progettualità, quando chiudi Ah, questo. vabbè. Sì, d'accordo. No, ti volevo fare questa cosa. Questa è la. Si vede appena appena un disegno di Andy Warhol. Questa qua è la firma di Warhol. Non so se si vede malissimo. Sì, E questo percepisce. invece è un disegno di Beuys, il suo cappello, ovviamente, sulla calotta cranica metallica, che Sì. regalarono in questa festa splendida nell'80, prima quando Amelio riuscì a mettere insieme l'esperienza europea radicale di Beuys e quella invece di Warhol. Fantastica, una bella cosa. Lo stavamo dicendo? Dicevamo No, ma stavo dicendo della progettualità. Se tu ti siedi a un tavolo, una scrivania, sì. ecco. Dove c'è segnale? Perché ti stavo un attimo perdendo. E questo discorso della progettualità, no? Molti network come Artribune e altri hanno chiesto ad architetti cosa succederà, ovviamente, eccetera. Stiamo riscontrando una sorta di ritorno storico anche dal punto di vista sanitario, dal punto di vista dell'igiene, nella dimensione della casa post-bellica e quello invece noi dovremmo fare noi in questo tempo. Cioè, come dire, ci sono delle analogie proprio strutturali della dimensione appunto sanitaria tra quel periodo dove si è fatta una grande operazione manualistica, ma anche di architettura sul senso della casa che veniva da un problema anche di rendere la casa igienica per tutti, con quella di oggi dove il virus ci sta facendo, come dire, porre un'attenzione forte su questo tipo di argomento. E quindi mi sembrava calzante andare a riprendere tutta una serie di apparati normativi, ma anche di studio della casa che diventano centrali in questo tempo. Soprattutto qui. La domanda che stavo raccontando prima, Raffaele, della Cina, no? Che sta riprendendo la produzione. Uno dei temi di questi giorni, diciamo che, vabbè, picco, non picco, in qualche modo un po' ha rallentato la diffusione, pare, non lo so. In ogni caso, il tema forte della ripartenza graduale, della riapertura, nulla sarà Certo. come prima, però quello che succede là può essere anche per noi un modello. Purtroppo non siamo stati in grado di fermare e di convincere anche i nostri partner europei e non solo, che forse era il caso proprio di intervenire in maniera più drastica. Giusto ieri parlavo con Luca, parlavo via WhatsApp con Luca Nichetto che vive in Svezia e dice finalmente anche qui lockdown, noi ci siamo auto-isolati da soli, no? Però ecco, i modelli, ecco, mi viene in mente questo termine, i modelli, possono essere utili e applicabili in maniera generale o l'Italia ripartirà in maniera comunque diversa, secondo te? Ma E da un punto. io sono dell'opinione che questo carattere sarà trasversale, che sarà lo stesso dappertutto. Tra l'altro, con questa forza imperante della comunicazione di questi giorni attraverso la rete c'è stato, ripeto, una sorta di appiattimento positivo dell'essere. Ci sono delle relazioni fortissime tra le gente, le persone, il virus appunto ha accomunato le sorti. E quindi credo che qualsiasi tipo di operazione verrà fatta ad una scala ovviamente geograficamente ampia, non può essere limitata all'interno di uno spazio specifico. Lì in Cina sicuramente stanno facendo delle esperienze molto interessanti da questo punto di vista. Che se ne dica e se ne pensi da lontano, loro sono estremamente attenti a questo processo. Uno, per esempio, è quella di questo, diciamo, trasferimento anche verso le aree rurali dall'esterno, che già qualche anno fa il governo ha incentivato attraverso una serie di finanziamenti, soprattutto ai giovani, portandoli all'esterno nelle delle grandi campagne lontane dalla metropoli, per incentivare due aspetti. Una è la tecnologia, quindi una sorta di Silicon Valley diffusa. E un'altra invece contestualmente quella del recupero della dimensione agricola in termini di alta tecnologia. Allora, questo aspetto dell'attenzione al luogo secondario, al luogo minore,
mi sembra estremamente interessante, ma questa è una cosa che già è in atto da 7-8 anni, che fanno loro. E questo L'architettura come interviene in questo distanziamento sociale, recupero delle capacità produttive del territorio? Tu hai lavorato tantissimo, no, nel passato anche sul tema del territorio, del recupero. Allora, questa può essere un'occasione, no? Una maledetta occasione assolutamente. per usare. Assolutamente. Sì, ma guarda, non si tratta di tornare a una dimensione romantico-primitiva, che così può sembrare, ma è un problema, io lo trovo di giustizia geografica, no? Quello di andare a fare un'attività appunto diffusa, non concentrata. Ormai il tema della densificazione, che io tra l'altro amo moltissimo, mi intriga, non è sufficiente. C'è un problema di estensione. Noi soprattutto al sud abbiamo delle realtà di luoghi dal punto di vista paesaggistico spettacolari, ma come ben sappiamo tutti, in totale abbandono. È una percentuale altissima di territori abbandonati, dove c'è ancora un humus estremamente interessante. E Sì, quella. poi vediamo i progetti in cui stai lavorando, però vorrei farti una domanda che è un po' scivolosa, retorica e pericolosa, no? Questa fuga verso il sud, no? Quando chiusero la Lombardia alle 7 sera, io arrivavo dal Lago Maggiore dove stanno i miei figli e l'ho vissuta in prima persona, però c'è stato un po' anche un revanchismo, un riscatto, no? Il nord che porta il meglio. Questa cosa è molto Non evidente. lo vedo da questo punto di vista, lo vedo da un punto di vista che può essere un'occasione per vedere il sud finalmente anche con un occhio diverso. Tu sai che sono legatissimo, no? Ovviamente, al sud. E come si può sfruttare, tra virgolette, questo afflato, questo elan vitale? Ma guarda, io effettivamente c'è stato una sorta di ribaltamento, sia fisico, diciamo, di spostamento che anche empatico tra sud e nord, però in questo stesso momento, in questo stesso tempo verifico una volontà osmotica fortissima. Cioè, è vero, c'è questa scissione, che i ragazzi scendono da Milano, che tornano a casa di mamma, per questa questione, sai, del sole e della bellezza del proprio luogo di nascita, però questa cosa permetterà sicuramente uno scambio molto più forte. No, ti dico questo perché lavorando con amici architetti calabresi, alcuni sono Sì, collegati, ma sì. anche campani, Ecco. proprio l'idea di creare dei progetti in loco di recupero, diciamo così, del patrimonio edilizio, ma anche di creare veri e propri format. Ecco, mi viene proprio questo termine. Assolutamente. Guarda, io spero che con questa, come dire, attenzione al virus, ci sia anche una maggiore attenzione a tutta una serie di forze che bene o male ci sono e sono molto interessanti a sud. Cioè, diciamo, abbiamo amici carissimi che lavorano benissimo in Sicilia, in Calabria, soprattutto in Calabria negli ultimi tempi, ma in Salutiamo. Puglia, Sono collegati. Basilicata, lo so, lo so. Ho sentito anche Giovanni un'altra volta, il Cosentino di Ferro, Multari. No, ci sono una serie di forze oggettive che possono dare una spinta determinante. C'è questo potenziale, io lo trovo molto, molto interessante, c'è tantissimo. Cosa ci fai vedere, Raffaele, il tuo... Senti, ma vediamo un po', qualcosa al computer, un po' di Sì. Sì, cose. Vediamo un questo po' format che cosa. è casa e lavoro, casa e studio. Qui ti E stiamo beh, va, spiando faccio la vedere questo. Questo è un mio cantiere in corso, che era una chiesa evangelica. Questo non so se si vede bene, è una foto scattata quando durante il cantiere abbiamo accolto anche il Papa, il quale stranamente è venuto in una sorta di momento di perdono alla comunità evangelica. Quale Papa, scusa? È L'attuale? Francesco. Francesco, ok. No, perché c'era stato un... Sì, si vede. No, che Francesco ovviamente poi ha fatto il giro del mondo, no? L'immagine da solo della Piazza San Pietro, quindi... Devo dire che anche i non credenti si sono giustamente commossi, hanno partecipato di quello che è l'immagine che se ci fossero ancora le riviste di un tempo, quelle veramente belle, avrebbero subito messo in copertina come immagine di un decennio, se non addirittura di un inizio secolo, Assolutamente. millennio. No, ti faccio vedere queste foto perché tra l'altro sono un'esperienza molto interessante, al di là, come dire, della
valori comunicativi, dalla presenza del pontefice, ma questa è un'esperienza dove l'evento, diciamo, scatenante, poi ha determinato una modificazione del progetto. Così come mi è capitato spessissimo con la fotografia. Parlavo l'altro giorno con Mario Ferrara di questa cosa. Noi durante i lavori, soprattutto di cantiere, io chiamo spesso amici fotografi, quasi, come dire, per capirne dei segreti, ma anche delle anticipazioni della fase evolutiva del progetto, un po' come fanno i grandi letterati, no? Che dicono prima Ecco, degli io altri. scomoderei una metafora musicale, no? Spesso il Sì. direttore d'orchestra interpreta il testo scritto dei compositori in Assolutamente. maniera diversa e spesso aggiunge qualcosa in più, no? Questa è una chiave, Io l'architetto come direttore d'orchestra. sono un fautore di questa interazione multidisciplinare, come dicevo prima, proprio di contaminazione. E a me capita spessissimo, ripeto, attraverso la fotografia, un evento singolare di radicalizzare il progetto, di modificarlo nella sua sostanza, perché tu riesci a capire attraverso lo sguardo della fotografia che cosa può succedere, Che cos'è chi non è. questo? Che cos'è Questo qui, questo evento? questa è una bella cosa. Questo è un progetto di molti anni fa che abbiamo fatto a più mani con Beniamino Servino e con il capogruppo Stefano Boeri per il porto, sì, grande Stefano, con il porto di Napoli. Ci No, siamo un salutavo po'. anche Beniamino che è stato ospite di Ah, una sì, diretta. Beniamino. Io sono sottostante, signor Beniamino, nel senso che sono a piano rialzato rispetto al suo studio. Ma tra l'altro, io l'ultima volta credo di avervi visto, no, Servino l'ho visto a Varese, però vi ho visto assieme arrivare alla stazione marittima di Zadig, se non sbaglio. Quindi, Sì, esattamente, esattamente, esattamente. Vabbè, noi chiaramente e ci perso vediamo quel tutti. Appunto, 100% con Alfonso. ci vediamo tutti i giorni. Tra l'altro, c'avevo anche qua un disegno che gli avevo dedicato, che si chiama Servinia. Non so se. Eccolo qua, vedi? Aspetta, aspetta, faccelo, inquadralo bene questo, che poi facciamo un bello. Tu sai che in queste storie poi io mi Questo si faccio chiama. un sacco di screenshot Ah, delle sì. foto del video, no? Mentre si va in diretta. Bello. Sì. Sì, questo qua in effetti era, come dire, una sorta di ripresa di alcune sue tematiche, sa, della cattedrale. Lui è ossessionato dalle cattedrali. Io spero che prima o Monumento in poi generale, il monumento. riesca a realizzarne una, perché ormai ne ha Guarda fatte che ci ha mandato talmente il cuoricino, guarda che ci ha mandato il tante. Eh sì, cuoricino ho da visto qui. Beniamino. Per avere un cuore da Servino c'è la mano ruba da Sta sopra. sopra. E questo qua invece è Casa del Fascio, ma qua abbiamo vinto anche un bel premio in Arc Campania qualche anno fa, abbiamo fatto un'operazione molto interessante sul tema della luce, e poi uno dei miei, come dire, cavalli di battaglia, è una delle mie ossessioni anche. Questa è un'immagine della, diciamo, di sezione fotografica dalla copertura all'ipogeo, tentando di portare la luce a quota meno 14 nell'interrato. E questa qua, per esempio, ti faccio vedere adesso, è questa. Questa è una foto invece di Luigi Spina, che è un altro grande amico fotografo, che mi scattò durante il cantiere lì alla Casa del Fascio. Da questa foto che vedi qua, poi scaturito il progetto finale. Io in questa fase, in quel tempo della fotografia, ho completamente stravolto il progetto, puntando tutto su un tema, Raffaele, voglio cambiando. farti una domanda tecnica, no? Allora, Prego. parlando spesso con amici architetti, abbiamo citato Alfonso e altri, esce Sì. fuori che il progetto di comunicazione sta dentro il progetto proprio di architettura, per il semplice fatto Certo. che pensando a come comunicare quello che sarà poi l'esito finale, in qualche modo si aggiusta il tiro, passa il termine. Quindi tu stai dicendo che a volte le fotografie in corso d'opera possono darti una nuova direzione del progetto o in parte. Guarda, assolutamente. Veramente è così, così. Questo è un altro caso lampante. Questo è un lavoro di un recupero di una casa su tre strati storici. Fino all'Ottocento, anni 50, anni 30, anni 50, che io ho realizzato lì in un paese vicino qua, ex vulcano di Rocca Monfina. E qui, per esempio, anche qui, questa è una foto definitiva, ma la foto precedente che ho fatto scattare da Mario Ferrara, Mario mi ha dato esattamente lui l'indicazione della triade
dell'aspetto, diciamo, strutturale che stiamo portando in modo inconscio. Sì. Qua, questo qua, per esempio, era il classico cesso a vento, che era un volume ovviamente spurio, aggiunto per esigenze Quando è distributive, online, ha messo anche lui un e cuoricino. poi è diventato iconico, no? È diventato iconico, anche questa spoliazione della scala degli anni 40 in tufo, che prima era tutto quanto intonacato, o anche, come dire, il vezzo della sollevazione o il volume puro sulle spalle, questa composizione è dovuta soprattutto ad un'indagine fotografica fatta nei primi tempi con Mario. Come dire, mi sembra interessante questa cosa. Questo invece è un lavoro molto, molto vecchio. Questo fu un lavoro fatto a più mani con il mio professore Alberto Cuomo a Napoli per i 50 anni della Facoltà di Architettura di Napoli, quando furono invitati grandi dell'architettura da Rossi, da Gregotti e quant'altro. Noi qua facciamo questo studio visionario sulla Napoli, composta da vari pezzi di architettura. Qua si vede, ci sta Terragni, c'è Meyer, ci sta Santeria, c'è Borromini, c'è un po' di tutto. Una sorta di abbecedario del segno d'architettura. Questo è un disegno al quale tengo molto. Questo l'avete visto. No, Questo, per questa è esempio, ottima, fantastica. questo è uno Senti, i tempi di dei realizzazione, per qualche anno siamo stati molto fermi, poi vabbè, a parte il cantiere Milano, diciamo, si è tanti. Sì. realizzato un po' di più, diciamo così, in Italia, anche su Roma, anche in Sì, altri sì, luoghi. sì, sì. Chiaro che l'esperienza che hai nel Far East in qualche modo chiude molto i tempi tra la progettazione e la realizzazione. Secondo te ci sono dei Assolutamente. tempi giusti di sedimentazione, non magari quelli italiani? Guarda, io non ti nascondo, nella mia esperienza, non solo mia personale, ma di molti noi del sud, cioè abbiamo questa lungaggine costruttiva estremamente, come dire, dannosa per certi aspetti, però al contempo ti dà una possibilità di sedimentazione molto più forte. Cioè, noi abbiamo cantieri mediamente non vanno al di sotto dei 4-5 anni, eh? Questa è la media. Quando sono 2 anni è un caso proprio fortuito, però questa lentezza, l'interruzione, la ripresa, poi ti permettono di fare tutta una serie di riflessioni, ma anche di stravolgimenti. Si potrebbe dire di Perché cesellare il testo in qualche modo, no? assolutamente sì, assolutamente sì. È un'operazione che, ripeto, nella sua. È una sorta di damnazio che però diventa angelicata, perché diventa interessantissimo questo sfruttare il tempo. Il tempo in architettura è un aspetto molto importante. Perché Senti, mi poi. veniva la battuta, ma non volevo interromperti, visto che c'è un Sì. attimo di pausa, visto che c'è il soprasservino, non devono essere bellissime le riunioni condominiali da voi, eh? No, allora io, noi due, in quanto fittuari, non proprietari, Ah, non partecipanti. ok. Non partecipa alle riunioni, La anche se solidarietà di Servino Lega siete rovinati. partecipa in modo indiretto, gli stemmando dal balcone di casa sua, mi affaccia al terrazzo e magari mette in crisi una decisione dell'amministratore circa, per esempio, la potatura della Magnolia. Ricordo che un paio di anni fa osarono potare in modo, come dire, aggressivo la Magnolia e cominciò a sbraitare come le comari napoletane dal balcone contro questa decisione. Diciamo, Anche del perché è un po' condominio. lenta a crescere, non è certo una pianta come il Sì, gelsomino che sì, va sì, sì. veloce. E Marco poi se ripeto. Costanzi, che salutiamo, dice la carta è paziente, lui che chiude i Ah, progetti assolutamente in sì. queste Assolutamente. scatole magiche. Guarda, io non ti nascondo che non credo affatto a questa architettura veloce, appunto, anche emergenziale, no? Come andrebbe fatta, si sta facendo in questo tempo, questa sorta di aggressione al tempo. È una cosa parallela, come dire, un'azione che poi non è la vera architettura. La vera architettura è dosata nel tempo. Guarda che le grandi opere hanno avuto una vita costruttiva di 40, 50, 60, 70 anni, ma tutte così, no? Cioè, Beh, la la cattedrale. superleggera di Ponti 7 anni, la sedia, tanto per. Appunto, appunto. Ma non è. Ma al di là adesso della battuta e come dire, di trarre un vantaggio dallo svantaggio, però sicuramente questa lentezza del tempo in architettura è molto importante. Non E è. invece sei favorevole alla stratificazione, all'aggiornamento di un testo architettonico? Sappiamo che la storia dell'architettura è Guarda, considerata. assolutamente sì, ci sono delle. Io adesso sto facendo un lavoro che mi affascina moltissimo, anzi due. Una è una serie di terrazze a sbalzo su una valle del Volturno, dove
sto lavorando su questa scarnificazione della materia, proprio sulla riduzione estrema del che poi non è minimalismo, è una sorta di atteggiamento, come dire, di paziente verso la povertà. E questo cantiere che sta durando un sacco di tempo mi ha permesso di fare un sacco di riflessione e poi raggiungendo un risultato di stratificazione interessante. Le cose vanno. Mio nonno faceva il tipografo, diceva tenersi da conto il lavoro in qualche modo, che però era proprio questa cura, no, maniacale nella revisione. Sì, assolutamente sì. Guarda, ci sono delle cose, per esempio adesso faccio vedere una foto di questo cantiere, speriamo che la becco, dove sostanzialmente, ripeto, eccola qua, vedi, questa immagine qui. Vabbè, questa non è una delle immagini che sta su Instagram. Qui, vedi? Questa, vabbè, è un lavoro di faccia vista a ridosso di un'escavazione di una parte della montagna, tutta questa condizione, tu vedi sul fondo della vallificata, che chiaramente era un elemento, come dire, da soffocare, come dire, da nascondere, poi è diventato e diventerà il filo conduttore dell'intero progetto. Questo invece è Senti, al di là di interessante. farti la domanda stupida, qual è il tuo materiale preferito? Però spesso oggi l'architettura, soprattutto nelle facciate, deve per forza di cose abusare un po', no? Di vetri performanti o di altri materiali che ricorrono un po' troppo spesso. Allora, cosa puoi dire sulla materia della costruzione, dell'architettura? Cosa il tuo Sì, contributo? vabbè, premesso che a me non piacciono gli apparati, come dire, dettati dalle esigenze del mercato, no? Quando mi arrivano i cataloghi allo studio, vengono rappresentanti, sono sempre molto annoiato, in verità, perché non mi piace come dire, l'aspetto d'artificio della materia costruita in fabbrica, che poi viene applicata, e questo riguarda anche il sostenibile, tutto l'apparato del pannello solare o tutto il resto. E invece mi piace trovare una poesia, ma anche una concretezza all'interno della materia più cruda, più nuda. Per esempio, il cemento, una cosa che mi affascina moltissimo, è uno di quelli. Rispetto al quale chiaramente non ho più preclusione, anzi, c'è un rapporto di fascino C'è da particolare. dire che anche il cemento ha avuto un'evoluzione pazzesca anche nella prefabbricazione, nelle forme, nelle preforme, nelle performance. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma guarda, io come pure per esempio, questa è un'altra cosa interessante, queste immagini qua, è un lavoro che stiamo portando avanti da qualche mese, che tra l'altro è un'opera del padre di Cherubino, del rettore, ex rettore, ex Alfonso. preside Alfonso, degli anni 70, dove stiamo facendo un'operazione di recupero del moderno. Dove io ho riscontrato alcune chiaramente positività interessanti della materia usata da Alfonso, che sto tirando fuori come oggetto premiale. Ovviamente sto aggiungendo delle cose, però sto riscontrando dei valori intrinseci ad una povertà costruttiva che nel periodo è anche dettata un po' dalla committenza in questa cosa. E stiamo aggiungendo de degli, delle parti povere. Per esempio, questo qui è un camminamento molto semplice, che stiamo facendo delle traverse ferroviarie, omaggio a mio nonno, che era un capostazione delle ferrovie, e dove siamo, per esempio, Ricordiamo che la prima linea in Italia, Napoli. sì, Napoli Portici, certo, non c'è dubbio, quindi sono onorato e lusingato di essere nipote di ferrovieri. Però ti dicevo, a parte questo omaggio a mio nonno, questa operazione dove stiamo, per esempio, addossando questo principio un po' duro della fabbricazione degli anni 70, un aspetto che riguarda l'ecologia, e qui c'è un piccolo lembo di terra che avremmo potuto asfaltare di fronte alla fabbrica, e invece stiamo facendo un'operazione di orticoltura, di recupero proprio di una dimensione agricola. Ho ripreso anche i tracciati del vecchio campo agricolo che era stato soffocato dall'asfalto della zona industriale. Quindi stiamo facendo questa operazione di addizione di due tempi diversi, dove addirittura il tempo contemporaneo, quello presente, è quello che torna indietro e va agli archetipi, va alla radice. Sai, sono pi tutte piccole operazioni, noi facciamo opere abbastanza contenute dal punto di vista, sai, dei costi. Microchirurgie. Questo, per esempio, è un'altra cosa interessante, questo è un edificio che stiamo ristrutturando a Caserta, dove di tutto l'apparato decorativo che c'era prima,
recupereremo gli aspetti più, quelli più morbidi, più poetici, ma anche quelli più disincantati. Questa è una dispensa del primo Novecento, molto molto povera, che tornerà, come dire, a essere ripresa e le daremo giustizia, no? Questo era un interno prima questo è il mio cane, prima della demolizione. Ah, questa è l'immagine che tu non vedevi da casa mia, questa è appunto Saleucia, la città dell'utopia borbonica, dove c'era l'impianto serico del Borbone. Quindi dicevo, c'è tutta una serie La di seta e aspetti. quindi il baco e quindi il gelso e Il quindi gesto, l'agricoltura eh sì, però, e poi tradizionale. pensiamo, però si avvicina, siamo questo filo interrotto, che è quello appunto della seta. Dove, per esempio, con Gaetano di Gesu, che è un grande amico romano, già da un po' di tempo stiamo lavorando a questa mostra. Speriamo che si faccia alla Reggia di Caserta sull'esercito di terracotta di Xi'an, dove però faremo un'operazione di affiancamento a tutte le esperienze italiane, soprattutto borbonica, con la Cina, dove ci sono una serie di rimandi, di relazioni fortissime che. Attenzione a dire via della seta, eh? Attenzione a dire via della seta. Lo so, Silk Belt, lo so, No, scherzo, scherzo, scherzo. no, fa un po' paura, però è molto interessante questa cosa perché, come dire, ci Ci stiamo stanno. perdendo. Ok. Mi senti? Mi Sì, stavo prendendo un po' il senti segnale, adesso? non so che a me da. Sì. Ma io ce l'ho pieno. Adesso? Anch'io. Boh. Ma no, sai cos'è? La piattaforma che è densa, perché ormai sono giustamente tutti in diretta e quindi ogni tanto ci Lo sentiamo. so, lo so, lo so. Vorrei farti una domanda. Fatti vedere un istante, magari, Ecco. Raffaele, scusa, così almeno. Perché siamo purtroppo alla fine di questa chiacchierata, perché guarda, 34 minuti sono volati. Però volevo farti una domanda sui rapporti, no? Tu sei uno che lavora sui social, nel senso che scrivi post, ho detto prima, con molta attenzione alla scrittura e tantissima attenzione anche all'immagine. Basta guardare il tuo profilo Instagram, però volevo farti una doppia domanda. Come stanno andando avanti i lavori che hai anche mostrato, proprio nella pratica, e soprattutto questa coinè, comunità di architetti amici, come comunicate in questi giorni, al di là di queste occasioni, al di là dei messaggi? Cioè, tecnicamente è una comunicazione così disperata, passami il termine, o progettuale? No, guarda, rispondo alla seconda. La comunicazione è molto progettuale invece. C'è un afflato fortissimo, ripeto, di voglia di dire, no? Voglia di pensare, dove appunto il pensiero sta diventando più dominante. E questa è una cosa molto interessante. Cioè, tutti siamo spinti ad un cogitare molto più forte, molto più ferrato. C'è una voglia, come Tiro dire, spinto. proprio. Sì, ma assolutamente. Lo verifico con tutti, guarda, anche nel cazzeggio, no? Magari della relazione, però c'è una sorta di valore di rinascita, tutti siamo in uno stato embrionale e cerchiamo un po' di recuperare i punti d'aggancio. Poi alla fine noi siamo animali di relazione, che se ne dica, a parte, come dire, la dimensione poetica della solitudine o monastica, però alla fine abbiamo necessità di avere un rapporto e quindi scambiare le cose sulla pelle, sulla parola, sul E la pensiero. prima parte della domanda invece per chiudere, come stai portando avanti i progetti? Abbiamo capito che sono lunghi, però ci Sì, sarà un no, iter. troppi cantieri sono chiusi. Io fino a 2 settimane fa, quando si poteva ancora uscire, i cantieri erano aperti, avevo una bella scusa di uscita e quindi adesso sono tutti. Cane anche, ho visto il cane, quindi c'è. Ah sì. Adesso sono tutti fermi, però come dire, sto approfittando di questo blocco per puntualizzare alcuni aspetti che mi erano sfuggiti. Ecco, questo è un aspetto interessante dove questa calma serafica interiore ti fa lavorare sull'elemento più imprevedibile, più minuto, meno aulico, su questa sorta appunto di povertà della riflessione, che è la cosa più mi piace in assoluto, che poi mi porta anche molto, molto più a scrivere. Io oscillo molto tra la scrittura un po' seriosa e quella invece anche un po' più esuberante, più divertente. Che smacco un po', sai, che trova un momento di imprevedibilità.
Raffaele, grazie. Allora ti leggiamo anche in questi giorni. Su grazie. Grazie per questa testimonianza, per questa diretta Insta e ci sentiamo presto. Ah, ma grazie a te, eh. Mi raccomando. Grazie. Bacio. Ciao. Ciao, ciao tesoro.